Chi mai sarà stato? Oh, povero Alexandre! Passez-leur la cervelle! Vengo qui tutti i giorni per regolare il mio orologio da taschino e ho visto quel giovane laggiù con un mazzo di fiori in mano. E poi, bam, è stato sconvolgente, come immaginerai. Ho notato una cosa, il cannone di solito punta altrove. Avevamo un appuntamento. Al mio arrivo a mezzodì quel cannone ha sparato. È morto subito. Per quel che ne so, non credo proprio che avesse dei nemici. Ehi, bellezza! Oh, il delitto! Mi spiace per quel ragazzo, ma che spettacolo! È stato proprio un bel botto! Sai con chi devi parlare? Con il sergente Sembri, è il veterano che carica il cannone ogni mattina. Prova il caffè Fevrier al tavolo vicino alla finestra. La scorsa notte mi sono svegliato e giurerei di aver visto qualcuno trafficare con il cannone. Poi è sparito zoppicando e io sono tornato a dormire. Ho sentito uno sparo e poi le grida. Ho inventato io il cannone, sai? È molto ingegnoso. Mi dispiace per il morto, ma ora la mia invenzione sarà sulla bocca di tutti. Ho saputo, povero uomo, non capisci? Ma perché vous tenez-vous aussi près? Outrecuidance. Essaye. Pas de majuscule en fin de mot. Cela n'a pas de sens, voyons. Un intrus! C'est une propriété privée ici, vous savez! Regardez comme ça. Ma parole, j'aurais pu. Fai sembrare quasi un facile. Thank you.
Chiunque voi siate, parlate al cittadino De Frolois con il massimo rispetto. È un veterano della campagna di Corsica e il suo valore militare è pari soltanto alla sua conoscenza scientifica della chimica e della balistica. Il mio tempo è troppo prezioso per queste domande impertinenti. Parla con l'assistente di campo. Il mio tempo è troppo prezioso per queste domande impertinenti. Parla con l'assistente di campo. È stato uno stupido errore. Volevo solo rovinare un esperimento. Ma sono io lo scienziato migliore. Basti pensare al mio piano geniale. È stato uno stupido errore. Volevo solo rovinare un esperimento. Ma sono io lo scienziato migliore. Basti pensare al mio piano geniale. Qualsiasi sciocco l'avrebbe capito, credo. Ma scegli pure l'arma che vuoi. Ci sono personaggi complessi stavolta, eh? Ci sono problemi, questo è tosto, eh?